In via Frascani, nel popoloso quartiere di Pisanova, l'inaugurazione di un fontanello di acqua ad alta qualità, iniziativa ad opera di Acque SPA, un'iniziativa che porta il numero 34, non solo sul nostro territorio, ma anche su altri comuni, altri territori della nostra provincia e non solo. È un'opera importante perché qua Pisa è attesa da parecchio tempo. Alcune difficoltà di localizzazione, alcune questioni burocratiche ne hanno rallentato l'esecuzione, ma alla fine è stato realizzato e è stato scelto simbolicamente il quartiere più popoloso di Pisa. Pisanova è un ulteriore punto di aggregazione, di socializzazione per un quartiere che comincia a essere denso di luoghi importanti. È stato scelto un luogo facilmente accessibile, dotato di parcheggio, vicino alle scuole, vicino alla chiesa, il circolo, il nostro punto acque. Il cinema, quindi un luogo adatto per ospitare tutti coloro, saranno numerosissimi che verranno a prendere l'acqua al fontanello. E la scelta dei fontanelli viene dal 2007, viene da lontano, è stata avvertita l'esigenza da parte dei comuni e dell'azienda del servizio idrico di mettere a disposizione dei cittadini un punto dal quale fosse possibile attingere acqua di ottima qualità e altrettanto sicura di quella che esce dal nostro rubinetto, perché l'acqua è la stessa, la differenza è che i fontanelli la trattano in maniera particolare dopo averne levato il cloro, quindi acqua assolutamente garantita, pulita, sicura come quella del cloro, quella dotata di cloro che esce dai nostri rubinetti, però è acqua più buona. E la scelta è quella di far passare anche attraverso i fontanelli un nuovo elemento di cultura dell'acqua, di cultura della risorsa, di tutela e di valorizzazione della nostra risorsa più importante. I fontanelli sono tutto sommato uno dei testimonial più importanti, non solo dell'azienda di servizio idrico, ma dei comuni stessi. Ricordiamo anche semplicemente il ruolo delle fontane pubbliche. Ecco, i fontanelli sono la versione più moderna, più aggiornata, che viene incontro alle esigenze di un pubblico che è più attento all'uso della risorsa. Nelle altre precedenti esperienze, come hanno recepito questa iniziativa i cittadini? Gli altri fontanelli, gli altri comuni hanno il successo di pubblico è stato straordinario. Straordinaria la partecipazione alle inaugurazioni, e straordinaria la scelta delle localizzazioni, per esempio alcune piazze di particolare valenza, la casa di riposo a Montaione, per esempio, immersa in un parco verde dove la popolazione va anche non solo per trovare i propri cari, ma anche per passeggiare, ragionare, discutere e così via. Sono diventati un momento di socializzazione straordinario, di grande partecipazione. La gente ne usufruisce in grandissima quantità. Pensiamo che solo nel 2012 sono stati distribuiti dai fontanili di Acque Spa e solo dai fontanili di Acque Spa qualcosa come 22 milioni di litri di acqua, che è tantissima roba. È come se noi paragonassimo a 14 milioni e mezzo di bottiglie di acqua minerale, con un risparmio notevole per le tasche dei cittadini. Abbiamo stimato un risparmio di circa 5 milioni di euro, se lo raffrontiamo all'analoga spesa in acque minerali, ma anche un risparmio ambientale enorme. Pensiamo a quante decine di migliaia di tonnellate di prodotti chimici e di petrolio servono per produrre la plastica che poi imbottiglierà l'acqua minerale, quanto biossido di azoto, quanta anidride carbonica immettiamo nell'atmosfera per produrre quelle bottiglie. Quindi, e quante energie spendiamo nel recuperare le bottiglie di plastica che vengono buttate via dopo l'uso dell'acqua minerale. Quindi, complessivamente c'è una particolare attenzione all'ambiente in termini di risparmio sulla produzione di rifiuti e di consumo di energie. E una particolare attenzione anche alla tasca delle nostre famiglie perché ci fa risparmiare in fondo all'anno parecchi soldini. Allora, un'acqua di alta qualità e Acque SPA, un'azienda in buonissima salute. Sì, Acque SPA è un'azienda, devo dire, in buona salute, grazie al concorso di tutti, grazie alla vicinanza che abbiamo con il nostro territorio, al rapporto veramente stabile e proficuo con i nostri comuni, al rapporto con la cittadinanza. Devo dire che tutte le indagini che abbiamo svolto in questo momento hanno testimoniato come la qualità del servizio e la qualità dell'attenzione che dedichiamo ai nostri cittadini riscuote molto successo. Pensiamo ai nostri punti acque, pensiamo all'uso del nostro sito per le incombenze d'ufficio, alla nostra capacità anche di intervenire in tempi piuttosto rapidi laddove ci sono anche dei problemi. Ed è un'azienda importante per il nostro territorio perché complessivamente il gruppo di Acque coinvolge quasi 700 dipendenti, quindi è una delle realtà produttive maggiori della nostra provincia e non interessa solo la provincia di Pisa. Complessivamente è una grande azienda e una grande capacità professionale.
È il primo fontanello che viene installato in città, ne erano stati installati molti in provincia da parte di Acque Spa, quindi un giorno importante. Il fontanello peraltro era stato richiesto dai cittadini, dal CTP, quindi era fortemente sentito, quindi si risponde a questa richiesta, si dà una risposta importante perché il fontanello erogherà acqua di elevata qualità. E quindi in un momento come quello di oggi, un momento di crisi, sicuramente per le famiglie è un buon viatico, un buon risultato poter avere la disponibilità di un'acqua di qualità. Sicuramente questa non è un'azione isolata, ma si inserisce in una strategia più ampia che il Comune di Pisa sta portando avanti, per esempio quella di dotare ogni edificio scolastico, diciamo, della possibilità di poter erogare l'acqua del rubinetto eliminando la fornitura delle bottigliette. Quindi c'è sicuramente una valenza ambientale molto forte nel risparmio appunto dell'acqua, negli aspetti legati alla produzione di PET per le bottigliette, quindi indubbiamente è un segno di civiltà. Noi contiamo che questa esperienza si possa anche riprodurre in altri quartieri, perché di lì che appunto siamo voluti partire con questo fontanello. Sicuramente in pole position c'è il CEP, Rione Oratorio, e anche, perché no, anche il litorale, quindi si va sicuramente a dare un servizio importante per i cittadini. Installare il fontanello in una zona come questa è un'occasione anche di realizzare un punto di aggregazione sociale e di incontro fra cittadini del quartiere, motivo per cui nelle prossime settimane interverremo anche a contorno del fontanello, dell'impianto, inserendo alcune alberature, alcune panchine che appunto consentiranno di avere questa situazione appunto di punto di aggregazione e di incontro migliore. L'impianto è molto semplice, sostanzialmente giunge l'acqua dalla rete idrica della distribuzione cittadina, passa in un primo stadio di filtrazione grossolana, dopodiché attraversa uno stadio di filtrazione a carbone per l'assorbimento degli odori e del cloro, che è lo sterilizzante presente nell'acqua comunemente distribuita, quindi toglie quel sapore di cloro dall'acqua, che spesso dà disgusto. Poi l'acqua viene ripressurizzata, passa in vari altri stadi di filtrazione sempre più raffinata, giungendo a una sezione di ultrafiltrazione, quindi una filtrazione ancora più spinta e più raffinata. Dopo l'ultrafiltrazione passa in una sterilizzazione con raggi ultravioletti, e segue un'ulteriore filtrazione a 0,2 micron tramite un filtro assoluto, che questo è l'elemento che garantisce la sterilizzazione dell'acqua. Dopodiché l'acqua giunge ai due rubinetti di erogazione, dove gli utenti prelevano l'acqua di alta qualità del fontanello. Quindi un'acqua sicura, un'acqua molto controllata e soprattutto un'acqua buona da bere. Un'acqua buona da bere, estremamente sicura, perché ci sono numerosi stadi proprio di filtrazione e di salvaguardia della carica batteria, e poi molto controllato perché sia il nostro laboratorio di analisi che l'autorità competente effettuano continue analisi dell'acqua distribuita. A margine dell'inaugurazione del fontanello di via Frascani, parliamo della nostra acqua. Quali sono le caratteristiche dell'acqua erogata dal fontanello rispetto a quella che abbiamo a casa? È bene precisare che l'acqua erogata dai fontanelli alta qualità hanno le stesse caratteristiche qualitative dell'acqua distribuita dal pubblico acquedotto. Il contenuto di sali e degli elementi disciolti sono esattamente le stesse, soltanto che l'acqua del fontanello è trattata in loco tramite una speciale filtrazione per eliminare il classico sapore di cloro che usualmente si sente nell'acqua delle nostre case. Una curiosità, una cosa che probabilmente non tutti sanno, ma da dove arriva l'acqua di Pisa? Dunque, l'acqua distribuita nella città di Pisa è una miscela di acque grezze che diciamo prevalentemente è attinta dalla centrale di Filettole, dal campo pozzi di Sant'Alessio e da altre risorse minori quali i pozzi di San Biagio e la sorgente di Caldaccoli e i pozzi a San Piero.
Parlavamo prima della qualità dell'acqua. Naturalmente l'acqua a Pisa è un'acqua dura. Che cosa significa e soprattutto può essere dannosa per il nostro organismo? Il parametro durezza è nell'immaginario collettivo un elemento negativo dell'acqua. In realtà altro non è che il contenuto dei sali di calcio e magnesio che contribuiscono al nostro equilibrio alimentare, quindi sono utili al nostro organismo. Per quanto riguarda Pisa, peraltro, ha una durezza che si aggira intorno ai 25-30 gradi di durezza francese, questo è come si esprime il parametro durezza, e la normativa in Italia legifera questo parametro con valori che sono consigliati tra 15 e 50, quindi esattamente al centro del parametro indicato dalla norma. Direi che è un'acqua che ha una durezza perfetta per il nostro organismo. Lei prima parlava dei sali che vengono disciolti nell'acqua per evitare il famoso sapore di cloro. Perché l'acqua sa di cloro? Dunque, l'acqua sa di cloro perché, ancorché buona alla fonte, occorre per normativa aggiungere un disinfettante per far sì di avere la certezza che durante tutto il tragitto che questa percorre dalle centrali fino alle nostre case ci sia la certezza della sua disinfezione dal punto di vista microbiologico. Quindi l'aggiunta di un disinfettante, in questo caso ipoclorito di sodio, fa sì che abbia questo leggerissimo sapore di cloro, che tuttavia per l'utente è indice di qualità e di salubrità. Perché a volte dalle nostre case l'acqua esce dal rubinetto leggermente torbida? Ecco, questo è un fenomeno che fortunatamente molto sporadicamente si può verificare, in quanto non dovuto all'acqua all'origine, ma spesso è dovuto alle riparazioni necessarie lungo le tubazioni, quindi alle manovre effettuate per fare queste riparazioni sulle condotte, oppure manovre o interventi idraulici che fanno sì che le scorie depositate nel tempo, negli anni, lungo le condotte si distacchino e formino questi fenomeni sporadici e limitati nel tempo di torbidità. Recentemente si è parlato della presenza di arsenico nell'acqua di alcuni acquedotti italiani, è una cosa che riguarda anche il nostro acquedotto? Assolutamente no, non abbiamo fonti e risorse da cui attingiamo acqua che abbia la presenza di arsenico. Quindi la nostra acqua è acqua buona e può essere bevuta tranquillamente? Assolutamente sì, la consiglierei a tutti e direi per tre motivi fondamentali. Il primo, perché fa bene alla nostra salute; il secondo, perché è un risparmio per le nostre tasche; e il terzo, è un beneficio ambientale per le nostre future generazioni. Come si stabilisce che un'acqua è potabile? Dunque, la potabilità di un'acqua viene stabilita in base alla verifica del rispetto dei limiti che sono posti dalla normativa che regola le acque destinate all'uso umano. Quindi quello che noi facciamo nei nostri controlli è quello di verificare attraverso le analisi il rispetto dei limiti posti dalle tabelle, in modo particolare dalla tabella A, che indica i parametri microbiologici. Quindi l'acqua non deve contenere né Escherichia coli e né enterococchi, e sia per quanto riguarda le analisi chimiche il rispetto di tutti i parametri di tabella B. Inoltre si verifica anche quelli che sono i parametri che interessano di più il cittadino, quindi la normativa fissa anche i limiti per quanto riguarda i caratteri organolettici, i caratteri fisico-chimici, vale a dire il colore, l'odore, il sapore, la conducibilità dell'acqua, il pH, la durezza, sono tutti parametri, i metalli tra i quali ferro e manganese, che affliggono un po' la città di Pisa, e tutti gli altri parametri, compreso i tossici, più le sostanze che hanno un effetto tossico. La normativa, quello che differenzia la normativa delle acque potabili
rispetto alle acque minerali è che è una normativa molto restrittiva, e questa normativa si basa considerando l'effetto che ciascuna di queste sostanze hanno sull'individuo in base a una quantità massima supposta di acqua che può essere bevuta durante la giornata, valutando l'effetto tossico se lo ha la sostanza e soprattutto valutandone l'effetto in un lungo periodo di tempo. Quindi oserei dire che è un'acqua molto controllata. Molto controllata, è un'acqua molto sicura. Acque per i 55 comuni che serve, noi facciamo con pari a 330.000 controlli. In particolare sulla città di Pisa nell'anno 2012 sono stati fatti 10.000 analisi, di cui 8.000 analisi proprio mirate alla verifica del rispetto della qualità sui punti di rete, quindi sui famosi fontanelli che sono dislocati nei vari quartieri di Pisa. E i restanti 400 sono stati analisi effettuate per la valutazione dell'efficacia del trattamento degli impianti e i restanti per il controllo delle acque di approvvigionamento. Quindi abbiamo un controllo su tutta la filiera. Basti dire che per la città di Pisa il controllo è settimanale, quindi abbiamo come personale di laboratorio che settimanalmente fa il giro in base a dei programmi che noi abbiamo definito di tutte quante le fontanelle della città, cioè quelli che sono indicati come, che hanno un significato per noi come punto di controllo. Dottoressa, abbiamo capito che è un'acqua molto controllata, ma in caso di difformità che cosa succede? Allora, possiamo dire che nel caso, nell'anno scorso, il rispetto parametrico è stato del 99,7%.